Buongiorno, quando nel 2012 abbiamo iniziato la cura, abbiamo imparato una cosa, che il cancro è una malattia da comunicazione. Mi passi il latte? Grazie. Perché quando inizia il cancro, come inizia il cancro? Inizia dal fatto che le cellule non riescono più a comunicare con la loro società di cellule, no? Quindi con il loro ambiente. E quindi non riescono a capire se devono diventare polmone, fegato, pelle o gli altri, o uno degli altri organi del corpo. E per questo perdono senso, no? Quindi non sono in grado di creare un senso, non sono in grado di creare un senso e quindi fanno l'unica cosa che sono capaci di fare, no? Che è replicarsi. Quindi queste cellule, quando vengono isolate dalla loro società di cellule, quindi non riescono a creare senso comunicando con la loro società di cellule, in realtà creano la malattia, no? Creano la malattia replicandosi e non riuscendosi a differenziarsi e a trovare il loro ruolo nel mondo. Abbiamo capito una cosa, questo in realtà non vale solo per il cancro. Qualsiasi persona, qualsiasi problema della società, qualsiasi oggetto o progetto che possiamo immaginare, quando è isolato, perde di senso. E la cura nel 2012 è proprio partita da qua. Abbiamo deciso di prendere, la malattia e il paziente, di spostarlo dall'isolamento della società, anzi dell'ospedale, e riportarlo dentro la società. Quando lo abbiamo fatto sono successe delle cose meravigliose in realtà. Tutte le persone, milioni di persone differenti di tutti i tipi, dagli ingegneri ai designer agli artisti, ma anche i nonni, i fruttivendoli, hanno ritrovato un senso. E si sono dati un ruolo, hanno iniziato ad esprimersi perché anche loro potevano curare. Quindi questa cosa ovviamente non vale solo per il cancro. Prendiamo uno dei problemi, uno qualsiasi dei problemi complessi della nostra società, il trasporto, l'energia, la povertà, l'istruzione, no? E vedremo come questa cosa possa valere in generale, no? Quando la si affronta nella complessità della società, quindi quando si affrontano uno di questi problemi in modo che diciamo, ognuno nella società abbia un ruolo, possa partecipare alla cura Esprimersi. ed esprimersi, no? Partecipando, diventando un performer, no? Diventando un attore della cura, no? Non un soggetto passivo della cura, in realtà questa, diciamo, è forse l'unica modalità per curarsi, no? E quindi curare i problemi del mondo. Quindi ci siamo chiesti una cosa, come può questo metodo, per esempio, applicarsi all'istruzione? In particolare, visto che siamo qui, Insieme. insegniamo insieme ad insegnare ad ISIA, come potrebbe la cura applicarsi ad un'istituzione dell'istruzione come ISIA? Significa curare ISIA? Se questa è la cura, quella che vi abbiamo raccontato, che cosa significa curare ISIA? Come possiamo alla fine applicare insieme questo modo? Questo metodo e sperimentarlo. Ce lo siamo chiesto perché l'8 giugno ci vedremo e riceverete il libro della cura e si è deciso di donarvelo. Vi chiediamo per farlo, per questa giornata, di esprimervi su questo argomento.
di mandarci un'immagine, un testo, un microvideo, un'immagine più un testo che ci racconti proprio questo, che cosa vuol dire curare i SIAS e questa è la cura. E ne parleremo insieme, anzi, i vostri contributi saranno proprio non solo mostrati quel giorno, l'8 di giugno, ma diventeranno la base per provare a sperimentare insieme questo metodo, questo approccio ai SIA. Ciao! Ciao! È lunghissimo.